primario di medicina generale del Pugliese Ciaccio, dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, il dottor Carmelo Pintaudi. Oggi siamo qui perché all'interno della medicina generale apre un ambulatorio long covid. Di cosa si tratta? Si tratta di un ambulatorio dedicato a tutti i pazienti che hanno contratto il SARS-CoV-2, cioè il virus della malattia Covid-19, e che sono guariti da questo tipo di patologia. Però in un numero piuttosto importante di pazienti guariti dalla Covid-19 rimangono delle sequele che si prolungano nel tempo, sequele che sono molto importanti. Alcune sequele sono di tipo respiratorio, questi pazienti continuano ad avere difficoltà di respiratorie, alcuni pazienti hanno difficoltà perché non riescono, lamentano anche un'astenia, dolori osteoarticolari, possono avere disturbi gastrointestinali, disturbi cutanei, disturbi odontostomatologici. Cioè c'è tutta una serie di alterazioni di cui è responsabile il virus della Covid-19, che avendo attivato durante la fase della malattia il nostro sistema immunitario in maniera molto 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 importante, comporta una sequela di disturbi che si manifestano anche al tempo e che questi pazienti manifestano, e bisogna anche seguirli da questo punto di vista, quindi nel tempo, cercando di trovare le soluzioni sia terapeutiche che rassicurative. Anche molti di questi pazienti hanno disturbi lievi, ma altri hanno disturbi molto importanti. Quindi paziente che ha disturbo lieve, bisogna rassicurarlo e renderlo consapevole che è un disturbo che col tempo sparirà. Altri che invece presentano dei disturbi che hanno lasciato delle lesioni organiche devono essere controllati nel tempo e bisogna effettuare una terapia di sostegno di questi pazienti. Il nostro è un lavoro di tipo multidisciplinare, cioè nel senso che noi internisti coordiniamo quello che è il lavoro principale, ma ci avvaliamo anche della consulenza di tutti gli specialisti dell'ospedale, perché il nostro lavoro deve essere indirizzato a tutta una serie di disturbi le cui competenze non sono solo nostre, ma sono anche di specialisti di altre patologie: il cardiologo, il gastroenterologo, il reumatologo, quindi tutta una serie di cose che devono essere coordinate dagli internisti e che devono sortire un effetto benefico poi nei confronti del paziente, perché il paziente deve essere controllato, studiato e quindi posto in terapia per queste sequele che sono molto importanti. Come funziona l'accesso a questo ambulatorio e a chi è dedicato? Pazienti adulti? Sì, che sono pazienti che hanno avuto la malattia Covid-19 e che presentano una sequela di questa malattia. Quindi, come si accede all'ambulatorio? Si accede semplicemente con l'impegnativa del medico curante, che deve riportare la dicitura visita internistica trattino long covid, e si fa una prenotazione presso il nostro CUP che inserisce il paziente nelle slot di prenotazione. Noi abbiamo in questo momento facciamo due ambulatori al mese, uno il martedì pomeriggio, il secondo martedì di ogni mese nel pomeriggio, e l'altro è il sabato mattina del quarto sabato del mese. L'ambulatorio è gestito praticamente dai medici che sono stati impegnati nella lotta al Covid nel reparto di medicina Covid del nostro ospedale e che hanno una grossa esperienza di questo tipo di patologia e di tutto quello che comporta questa patologia e delle sue sequele.
ci sono conseguenze fisiche, ma ci sono state anche conseguenze dal punto di vista psicologico. Certo, molti di questi pazienti hanno delle sequenze importanti, alterazioni psichiatriche che sono imputabili proprio alla presenza all'infezione della Covid-19. Sindromi ansioso-depressive sono largamente rappresentate nel long Covid. Molti pazienti hanno questo tipo di disturbi e questi pazienti devono essere inquadrati sia dal punto di vista internistico sia dal punto di vista psichiatrico, perché devono fare una terapia adeguata. E quindi ecco la collaborazione che noi abbiamo con gli altri specialisti dell'ospedale, ai quali ci rivolgiamo e con i quali collaboriamo perché si possa trovare una soluzione la più idonea possibile al paziente che soffre. Questa è quella là sul collo.